Dirty South Unbreakable, il disco bomba della settimana. Colleghiamoci con il nostro caro amico, ormai lo possiamo considerare amico? Più che amico, Maurizio Costanzo. Buongiorno, dottor Costanzo. Buongiorno a tutti. Possiamo considerarla un amico ormai? Un amico di RTL. No, di M2O. Senta, è vero, 97. Sì, a Roma 97, poi in giro per l'Italia. 97 barrato. Ci sono altre frequenze. Vabbè. Dottor Costanzo, ma lei quando, cioè, fa sesso con Maria, no? Ce l'ha una canzone che mette sempre come colonna sonora? Maria, quella non l'avrei mai detto. Ma scusi Costanzo, lei che ha scritto grandi capolavori della musica italiana, Che telefonando poi cadesse la linea, io richiamerei. Ecco, facciamo in modo che non cada la linea. Parliamo un po' delle notizie che stanno un po' movimentando il mondo in questo momento. Parliamo Lady del caso Tabata. No, non c'entra niente. Lady Tabata, parliamo del caso Parma. È indagato l'ex Parma, no Tabata, Parma. Indagato l'ex Parma, sì. Indagato l'ex presidente Ghirardi per bancarotta fraudolenta. Ma è chiaro che quando si rompe la banca si rompe un po' tutto. Io credo che il fumo uccide, il moce gravemente alla salute, e allora bisogna naturalmente evitare queste situazioni che stanno avvenendo a Parma. C'è in offerta il prosciutto a 2,40 euro. No, dottor Costanzo, parliamo di calcio. Lei non sta seguendo la storia del Parma calcio. Basta parlare di calcio. Ah, ok, vedi, è come i nostri cubipini. Senta, invece, seguo, dottor Costanzo, la notizia del matrimonio imminente tra Scamarcio e Lagolino, che ne pensa? Ma che gliene frega, scusi. Magari ma è importante. Credo che Scamarcio si sposa con una caramella. Come con la caramella? Ah, perché Lagolino. Lagolia. No, Lagolino, Valeria Golino, l'attrice. Ah, non la conosco. Credo che naturalmente il fumo aumenta il rischio di cecità. Quindi bisogna evitare. A Parma c'è il parmigiano reggiano in offerta, 1,99 euro. In busta entrata. Niente. Vabbè, non ha colto. Ah, se, facciamo una cosa, forse questo è un argomento che magari è più afferrato. Qualità della vita, ok? Vienna è la città migliore. Milano pare che sia un po', sia avvicinata a Londra in questa classifica. Ma credo che sì, Vienna sicuramente è importante, però la maggior parte della gente, il 28 febbraio, così è riuscita a evitare che cadesse il tempo per pagare il canone Rai. Ma no, ma che ci frega? Ma perché? Quindi Milano è la prima città d'Italia dove l'84,7% delle persone, degli abitanti, è stata lì già al dovere a pagare per il canone Rai. Se potete evitare di pagare la mora, c'è un numero verde che è l'816-489 e il fumo aumenta il rischio di cecità. Ecco, abbiamo capito da questo intervento che il fumo aumenta il rischio di cecità e che bisogna pagare il canone. Grazie mille dottor Costanzo, non so senza di lei come faremo. Con chi si sposa Scamarcio? Con Lagolino. Ma chi è? Dottor Costanzo, ci sentiamo la prossima settimana. Ci parlo. Vemo.